In manette i ladri di fucili, all'appello ne mancano però ancora 7, si cercano anche il secondo uomo ed il mandante. Boom del mondo no profit, dal 2001 più 47% nel settore con oltre 3.300 occupati. Il prossimo 6 settembre si corre all'Alba con l'evento targato Lucca Marathon, giro attorno alle mura con partenza alle ore 5. Lucchese, abbonamenti al femminile, per il gentil sesso poco più di 2 euro a partita, gradinata meno 30% rispetto allo scorso campionato. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione su di Lucca. In apertura la cronaca, i carabinieri hanno rintracciato 2 dei 3 responsabili del furto di fucili avvenuto solo lo scorso weekend, determinante la testimonianza del titolare di un bar di San Cassiano a Vico. I dettagli nel nostro primo servizio. È stata un'operazione lampo, quella messa a segno dai carabinieri di Cortile degli Svizzeri, che ha permesso di arrestare 2 dei 3 responsabili del furto di 36 fucili avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa, determinante la testimonianza del titolare di un bar di San Cassiano a Vico. L'uomo, insospettito dal comportamento di 2 persone che avevano consumato una bibita nel suo locale, aveva pensato bene a chiusura attività di prendere nota della targa del veicolo sul quale viaggiavano, una Citroen C3. Una volta appreso del furto, l'uomo non ha esitato a fornire la preziosa segnalazione ai carabinieri, che si sono messi subito alla ricerca dell'autovettura in possesso di una coppia di Ponzacco. Giunti sul posto, hanno perquisito l'abitazione, che ha dato esito negativo, ma setacciando anche il garage sono stati rinvenuti 29 dei 36 fucili sottratti. A finire in manette sono stati Lazar Zoui, 44 anni, titolare del ristorante L'Acqua Cotta di Ponzacco, e la moglie Gabriella Giorgi, di 48 anni. Per loro l'accusa d'oggi è soltanto di violazione delle leggi sulla detenzione delle armi, ma il quadro per gli inquirenti è ancora da chiarire. Infatti l'ipotesi più accreditata è che si tratti di un furto su commissione. Al mercato nero il valore delle armi si aggira attorno ai 100.000 euro, ma si indaga anche per dare un volto al secondo uomo visto nei pressi dell'abitazione di San Cassiano a Vico e per ritrovare 7 fucili che ancora mancano all'appello. Un'operazione che ha impiegato 24 militari delle stazioni di Borgo Giannotti, San Lorenzo a Vaccoli e Nozzano, assieme agli uomini del radiomobile, che per l'eccezionale rapidità di intervento ha permesso di recuperare anche preziosi trafugati. Le indagini restano comunque ancora aperte. Dai carabinieri alla questura, alle 2 di stanotte è stato segnalato al 113 un ragazzo che in Piazzale Verdi si aggirava fra le rastelliere delle biciclette, verificando se ce ne fossero non assicurate con le catene. Nella telefonata il ragazzo è stato descritto nei particolari dell'abbigliamento che indossava, inoltre è stato riferito che teneva in mano una bottiglia di birra. Una pattuglia della squadra volante è intervenuta immediatamente sul posto senza rintracciare il segnalato, mentre la seconda volante incrociava sul viale vicino viale Puccini la persona descritta a bordo di una bici da donna con una bottiglia in mano, che procedeva zigzagando in maniera pericolosa. L'uomo fermato è risultato essere un cittadino rumeno di 22 anni residente nel quartiere di Sant'Anna. Lo stesso è stato condotto in ufficio e denunciato in stato di libertà per il furto e l'ubriachezza. E cambiamo pagina, no profit e industria in forte crescita sono questi comparti che in provincia di Lucca hanno subito i più significativi cambiamenti strutturali, anche per i mutamenti del contesto competitivo tra l'ultimo censimento del 2001 e la situazione a dicembre 2011. Cresce, e in termini significativi,
il mondo del no profit e cambia quello delle imprese. Questi i primi risultati forniti da Istat relativi al nono censimento sull'industria e sui servizi anticipato proprio oggi dalla Camera di Commercio. Al 31 dicembre 2011 le organizzazioni no profit attive in provincia di Lucca sono 2.693, con un incremento del 47,7% rispetto al 2001, anno dell'ultima rilevazione censuale sul settore. Gli occupati delle istituzioni attive ammontano a 3.385, più 46,5%. Nel tessuto no profit provinciale, il settore della cultura, musei e biblioteche assorbe 1.440 istituzioni, circa il 54% del totale provinciale, seguito dalle altre attività di servizi e dai settori della sanità e dell'assistenza sociale. Per il censimento sulle imprese ad oggi l'Istat ha reso disponibili solo i dati strutturali che consentono di monitorare i principali cambiamenti avvenuti nella provincia nell'ultimo decennio. Al 31 dicembre 2011 le imprese attive sono oltre 36.000, con un incremento del 6,4% rispetto al 2001. In termini occupazionali la rilevazione censuale registra 110.715 addetti, dei quali circa il 59% è rappresentato da lavoratori dipendenti, mentre il restante 41% da indipendenti. La crescita occupazionale rispetto al 2001 è stata relativamente modesta e pari all'1,9%, trainata principalmente dall'aumento di addetti delle grandi, 100 e oltre, e micro, meno di 9. In flessione l'occupazione per le piccole, 10-49, e medie, 50-99 imprese. In termini di forma giuridica, il 61% delle imprese attive è rappresentato da ditte individuali, liberi professionisti o lavoratori autonomi, a cui seguono le società a responsabilità limitata, 16%, e quelle in nome collettivo, 12%. Decisamente marginale il ruolo delle società per azioni e di quelle in accomandita per azioni, che rappresenta appena lo 0,7%. La GEAL informa che dalla tarda serata di oggi riapriranno le 17 fontane dell'acquedotto del Nottolini, temporaneamente chiuse a causa dell'atto vandalico avvenuto la scorsa settimana allo stabile che ospita una delle sorgenti. La potabilità dell'acqua sarà ripristinata auspicabilmente nella giornata di sabato. Dopo l'arrivo dell'esito delle ultime analisi effettuate, la GEAL ha tempestivamente avviato tutti gli accertamenti per ragioni precauzionali che hanno dato esito negativo. Tuttavia, fanno sapere dall'ente, è necessario attendere gli esiti anche di altri esami analitici che richiedono più tempo. Il flusso verrà riattivato da stanotte per evitare che il ristagno delle tubazioni possa provocare ulteriori problemi. Contemporaneamente alla riapertura delle fontane verranno affissi su ognuna di esse opportuni cartelli monitori in quattro lingue a specificare anche graficamente che l'acqua non è potabile per le ragioni appena esposte. Ed è terminato venerdì 2 agosto il progetto Tuo della Regione Toscana, un'iniziativa tesa a favorire l'inserimento universitario dei ragazzi delle classi quarta e quinta superiore. 360 i ragazzi che vi hanno partecipato, e noi abbiamo raccolto le impressioni di un giovane lucchese. Con la crisi che sta duramente colpendo il mondo del lavoro, non sbagliare la scelta universitaria, o forse meglio, capire esattamente a cosa si va incontro e se è quello il campo nel quale si è più adatti, acquista un'importanza sempre maggiore. Ecco che grazie al Fondo Sociale Europeo anche nel 2013 si è svolto il progetto Tuo della Regione Toscana, che ha dato la possibilità a titolo gratuito a 360 ragazzi delle classi quarta e quinta superiore provenienti da tutta Italia di vivere 5 giorni da veri studenti universitari presso gli Atenei di Pisa, Firenze e Siena. Il progetto si è concluso lo scorso 2 agosto. Noi abbiamo incontrato Andrea Pacini, giovane studente lucchese, che vi ha partecipato. È stata un'esperienza altamente utile e formativa sia per fini orientativi, come era appunto l'obiettivo del progetto, quello di guidare noi studenti nella scelta consapevole del percorso universitario, sia da un punto di vista professionale, culturale e personale, perché oltre a chiarire un po' le idee, diciamo a confermare anche quelle che erano già le mie idee sulla strada universitaria, mi ha offerto l'occasione di conoscere tanti studenti su cui confrontarsi, su cui discutere sui vari ambiti e temi di studio, quindi è stata sicuramente un'esperienza utile e formativa.
Io sono stato ospitato presso la residenza universitaria Praticelli di Pisa, dove ho svolto praticamente tutte le attività didattiche previste dal programma, e diciamo mi è servita un po' per cancellare quel punto interrogativo che avevo sul mio futuro, spronandomi e motivandomi anche a perseguire con più forza i miei obiettivi. Ecco, futuro che è iniziato a 14 anni, mi spiegavi prima, hai scelto ragioneria, futuro che non sarà da ragioniera. No, probabilmente non sarà da ragioniere, prendo quello che mi viene insegnato, lo metto da parte, ma cerco di rendermelo, farmelo essere utile, ma diciamo che l'idea è quella di proseguire in ambito sanitario, quindi ho una professione sanitaria, ho medicina e chirurgia, penso che il percorso universitario sarà quello. Per te hai ancora un altro anno di scuola superiore da terminare, questo tipo di percorso didattico formativo di orientamento universitario ti senti assolutamente di consigliarlo, immagino? Sì, mi sento di consigliarlo soprattutto per chi ha le idee confuse, in quanto a me non è servito tanto per scegliere la strada universitaria da prendere, ma tanto per confermare le idee già che avevo in precedenza e per escludere proprio quelle che invece avevo preso in considerazione ma che mi sono reso conto che non fanno per me. Quindi sicuramente è molto molto utile anche su questo aspetto. Giovedì 8 agosto alle ore 21 nell'area verde di San Pietro a Marcigliano si svolgerà un incontro pubblico promosso dall'Associazione per San Pietro in collaborazione con il Comune di Capannori. Si parlerà dei progetti di ampliamento della rete dei sentieri, dell'ipotesi di Ippovia dei Monti Pisani, dello stato dei sentieri sulle colline nord, della nuova cartina dei sentieri a sud. Saranno presenti il vice sindaco Luca Menesini, l'assessore allo sviluppo locale Maurizio Vellutini e l'esperto Angelo Nerli. E prima di passare alla pagina sportiva, una nuova segnalazione per la nostra rubrica di reporter. Aspetta la navetta e spera che passi alla svelta. È il motto di chi, bontà sua, decide di prendere l'autobus alla fermata di via Carlo del Prete, subito fuori Porta Santa Maria. Ad avvertirci dell'indecenza è stato un telespettatore attento, o forse fra i poveri sventurati fruitori della fermata in questione, che non è dotata di pensilina, figuriamoci, non vorrete mica pretendere anche quella, ma di una panchina comunale sì. Bene, avvisati dal nostro amico, siamo andati a vedere. E questo è il servizio fotografico che abbiamo realizzato. Le immagini parlano da sole. Sedersi su quella panchina per aspettare la navetta equivale a sedersi su una pattumiera a cielo aperto, senza contare la sporcizia che ricopre la segnaletica della fermata. Eppure ci sono donne o persone anziane che non hanno scelta e turandosi naso e occhi sono costretti a farlo. Vorremmo che qualcuno dei nostri amministratori desse un'occhiata a queste foto o facesse un giretto da quelle parti e magari provasse un po' di vergogna. Sì, vergogna per non riuscire ad assicurare un minimo di decoro ai propri cittadini, che pagano le tasse e anche il biglietto della navetta, ed ecco quello che ricevono in cambio. Per lo sport, il basket, la pallacanestro Lucca mette sotto contratto Matteo Motta, figlio d'arte, classe 92, andrà a rinforzare il reparto degli esterni a disposizione di coach Russo, conosciamolo meglio nel nostro servizio. Ancora un tassello per la pallacanestro Lucca che affronterà il prossimo campionato di Lega 2 Silver. Si tratta di Matteo Motta, play guardia classe 92, nato a Brescia e formatosi a Desio. Il giocatore è già conosciuto dall'entourage bianco-rosso per essersi allenato la scorsa stagione agli ordini di coach Russo nel momento di maggiori difficoltà fisiche della squadra, aiutando lo staff per gli allenamenti circa un mese. Figlio e nipote d'arte, il padre Silvano è stato tricolore a Pesaro nel 1988, ha incrociato la strada di Roberto Russo anche alla scorsa Summer League di Castelfranco Veneto, che il coach livornese avrebbe poi vinto. Giocatore ordinato e tecnico, fa della precisione dal perimetro la sua caratteristica principale. Lo scorso campionato ha disputato 19 partite di stagione regolare nelle fila della Rima Desio, formazione di DNC, facendo registrare 12 punti di media in poco meno di 24 minuti per gara, col 34% dai 6,75. Rendimento poi non mantenuto nei playoff promozione, in 5 gare 6 punti di media con solo il 14% da 3 punti.
con l'inserimento di Motta e Oste per la stagione 2013-2014 è quasi al completo dopo le riconferme di quarti o quinti del quintetto base dello scorso anno, l'ingaggio dei due americani e di Rudy Valenti. A questo punto, per completare le fatiche estive del duo russo Maruganti, mancano solo gli ingaggi di due giovani da ricercarsi, uno nel reparto degli esterni, l'altro da cambio per i lunghi, mentre il posto per il passaportato resterà scoperto proprio per poter intervenire sul mercato di riparazione qualora ve ne sia bisogno. Stamattina a Palazzo Erzetti è stata presentata la nuova iniziativa targata Lucca Marathon, si chiama 5 alle 5, vediamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Il mondo del podismo lucchese ruota nel 2013 attorno al numero 5. E non solo, perché il 27 ottobre prossimo si disputerà la quinta edizione della Lucca Marathon. Stamani a Palazzo Erzetti, infatti, è stata presentata la sorellina minore, una corsa di 5 km non agonistica da disputarsi il 6 settembre con partenza, udite udite, alle 5 di mattina di fronte al Caffè delle Mura. Da qui il gioco di parole degli organizzatori, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Lucca Marathon, che ha denominato la corsa 5 alle 5. L'evento è patrocinato dal Comune di Lucca e vanta già un partner tecnico ed un testimonial d'eccezione, Salvatore Bettiol, grande maratoneta degli anni 90, e la Diadora, numero 5, che ritroviamo anche per tutti coloro che avranno voglia di farsi la levataccia per partecipare in modo davvero alternativo al risveglio della città. Il prezzo per partecipare è appunto di 5 euro, che dà diritto ad un gadget marchiato Diadora, un cappuccino all'arrivo sempre di fronte al Caffè delle Mura e ad un pettorale di gara in ricordo della partecipazione. Pettorale che il sindaco Tambellini ha mostrato divertito alla stampa, riportando ovviamente il numero 5, stavolta doppio, a simboleggiare il millesimo di nascita del primo cittadino, che si è detto entusiasta dell'iniziativa, manifestando l'intenzione di renderla un appuntamento fisso del calendario del settembre lucchese. Il percorso girerà attorno al centro storico, con una parte sopra le mura di Lucca, da Porta San Pietro a Porta San Fabriano, e l'altra sotto agli spalti, per ricordare, se ce ne fosse ancora bisogno ai lucchesi, il 5 centenario delle mura. La lucchese strizza l'occhio al gentil sesso e va a una campagna abbonamenti decisamente attenta alle quote rosa, ma in generale una tessera di gradinata si pagherà il 30% in meno rispetto alla scorsa stagione. Lodovico Poschi. Potremmo definirla una campagna abbonamenti attenta alle quote rosa, perché la vera categoria protetta quest'anno è la loro, quella delle donne, le quali con 40 euro potranno assistere a tutte le 17 partite casalinghe della Lucchese, pagando quindi una media di 2,35 euro a partita. Donne, unitevi sotto la bandiera rossonera, sembra essere lo slogan, ed anzi siate voi a trascinare i vostri uomini allo stadio. Uomini che pagheranno 95 euro in gradinata, 180 in tribuna laterale e 280 in tribuna centrale. I ridotti, non previsti per il settore centrale numerato, sono di 70 euro in gradinata e 150 in tribuna coperta, e valgono anche per under 23 e over 65. Ingresso gratuito per gli under 14 e per i disabili e un loro accompagnatore. Infine, per i genitori dei ragazzi del settore giovanile, speciale abbonamento a prezzo unico di 30 euro valido per la tribuna laterale. Facendo due conti, una famiglia composta da papà, mamma e un figlio under 23 può abbonarsi a tutta la stagione rossonera in gradinata spendendo poco più di 200 euro. La società, a dire il vero, ha fatto un grande sforzo tagliando l'abbonamento di gradinata, che passa da 130 a 95 euro, di quasi il 30%. La scelta più saggia, senza pretendere inutili cambiali in bianco, per invogliare i tifosi a stare davvero vicini alla loro squadra. Ed era questo il nostro ultimo servizio per l'edizione di questa sera. Vi ricordo che tutti i servizi saranno disponibili sul sito www.dilucca.it. La giornata lucchese in diretta sempre su luccaindiretta.it. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon proseguimento di serata con i programmi di Dilucca.